Zuppa di fagioli rossi con crostini di pane. Una ricetta originale e saporita da servire come piatto unico, la zuppa di fagioli rossi con crostini di pane. Un piatto caldo e gustoso, semplice da realizzare con pochi ingredienti, che vi permetterà di regalare a voi e alla vostra famiglia un pasto completo. Ingredienti: fagioli rossi secchi, olio extravergine d'oliva, cipolla, sedano, carota, vino bianco, pomodoro, brodo vegetale, alloro, timo, sale, pepe, pane per i crostini. Preparazione. Iniziate la preparazione della zuppa di fagioli rossi con crostini di pane pulendo le verdure, sbucciate la cipolla, la carota e il sedano e tritateli finemente. In una casseruola, fate soffriggere il trito di verdure in un filo d'olio extravergine d'oliva, poi aggiungete i fagioli rossi secchi, sciacquati precedentemente sotto l'acqua corrente. Sfumate con il vino bianco, poi aggiungete anche il pomodoro pelato e schiacciato, il brodo vegetale, l'alloro, il timo, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Coprite la casseruola e lasciate cuocere a fuoco lento per circa un'ora. Nel frattempo, preparate i crostini di pane, tagliate delle fette di pane raffermo, spennellatele di olio extravergine d'oliva e fatele tostare in forno caldo fino a quando non saranno ben dorati. A cottura ultimata, servite la zuppa di fagioli rossi con crostini di pane ben caldi.